Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi proviamo insieme a fare degli stampi con la gomma siliconica Sealand che vi ricordo che mi ha inviato l'azienda della Reschimica e vi lascio il link giù nell'info box in modo che se volete comprare questa gomma siliconica sapete dove trovarla. Questa è una gomma siliconica bicomponente, quindi formata dal componente A e dal componente B che va mischiato in parti uguali, quindi se io voglio prendere 100 grammi di questo devo prendere 100 grammi di questo. Allora, i due componenti si presentano in questo modo, sia il componente A che è bianco e il componente B che è marroncino, più scuro e poi diventa più chiaro una volta che viene mischiato con questo. Ed è questo qua, non l'ho toccato, è già così perché non so, è tutto bucherellato. Quindi per realizzare degli stampi con questa gomma siliconica ci servirà appunto la gomma siliconica. Poi ci servirà una bilancia, se volete essere più precisi, o potete anche prendere le quantità ad occhio, io preferisco usare la bilancia. E poi ci serviranno dei charm appunto per realizzare gli stampi. Ok, quindi iniziamo subito e vediamo, iniziamo a prendere 10 grammi di componente. Perfetto. E 10 anche dall'altra gomma. Ok, 10 grammi. Chiudiamo bene per non far seccare le paste e abbiamo tutto il tempo nel frattempo di misurare bene i due componenti perché finché non si uniscono insieme non si solidificano. Ok, quindi abbiamo i due componenti, poi prendiamo i charms che vogliamo utilizzare. Io ne prenderò di vari. E andiamo subito a creare i nostri stampi. Mi raccomando, siamo abbastanza veloci perché una volta che si uniranno i due componenti non avremo poi tantissimo tempo per fare la forma. E quindi mischiamo bene bene fino a che il bianco scomparirà. Ok, una volta che siamo sicuri che abbiamo mischiato per bene i due componenti, facciamo una pallina. Appiattiamo bene, così, ok, e andiamo ad imprimere i nostri charms, così, ok, quindi lasciamo asciugare e nel frattempo io faccio degli altri stampi. Allora, ecco qua gli stampi che abbiamo fatto insieme e adesso ve li mostro. Allora, iniziamo con questo. Praticamente è stato il primo che ho fatto. In effetti un po' i difettini si vedono perché comunque qui ho cercato di togliere la parte in eccesso perché comunque risultava molto bombata tipo questa e volevo toglierla, però poi forse sarebbe stato meglio se l'avessi lasciata, però. Adesso vediamo subito come sono usciti, non vedo l'ora. Allora, vediamo questo. Ecco, forse adesso si vede meglio. I dettagli sono impressionanti, io amo alla follia per adesso questa pasta. Non guardate queste cose qui, ma praticamente sono le mie unghie che sono andate un po' a infilarsi nella pasta. Infatti ho le unghie piene di pasta, però i dettagli sono fenomenali, guardate. Poi vediamo l'ancora, anche questa è venuta benissimo, stupenda. Vabbè, a parte questa qui, però non ci interessa tanto. E la parte di fuori, poi abbiamo l'alberello, bellissimo. Guardate le venature come sono venute bene. Guardate tutte le foglioline. Ho dato la pasta nelle unghie.
E poi il gufetto, bellissimo, fantastica. Poi abbiamo la chiave, si toglie sola, questa è venuta fantastica e anche lucida. Non vedo l'ora di provarle con la resina, questi stampi, perché sono stupendi. Guardate i dettagli, sono fantastici. Vabbè, non guardate la forma, perché poi io sapete che vado un po' al risparmio e quindi velocemente ho tagliato questa parte, avete visto nel video, per poi ricavarne un altro poco di gomma. Avrei voluto tagliare anche questa parte perché mi risulta comunque sprecata, però non ce l'ho fatta perché si è solidificata, e con la parte che mi è rimasta ho fatto questi, quindi la rosellina, bellissima. E avevo già un'altra formina con cui facevo queste qui, però se le dovevo fare in resina praticamente non riuscivo mai a fare lo stesso colore per fare gli orecchini, quindi così adesso ne ho due, e idem per i fiocchettini. Finalmente un altro stampo, che bello, bellissimo, anche se è un po' sottile, quindi provvederò a fare un po' di un altro strato qua sotto di gomma perché è abbastanza sottile, ho paura che si rompa, quindi non va bene. E poi questa farfallina, questa è fantastica, guardate, bellissima, questa è anche un po' sottile però va benissimo. Poi abbiamo il cameo, di questo ho seriamente paura. Bellissimo. È uscito bellissimo. Beh, forse di qua mi sa che è proprio questione di questo, sì. Però non ci interessa tanto, comunque andrò a mettere una foto. E quindi è uscito impressionatamente preciso, guardate, bellissimo. E poi in ultimo questo fiorellino, anche questo avevo già la forma, però mi serviva anche l'altro per fare sempre dello stesso colore, e anche questo è uscito bellissimo. Quindi niente, è tutto qui, e questi sono gli stampi che ho fatto con la gomma siliconica Sealand, appunto della Res Chimica. Io ne continuerò a fare degli altri, e così magari prossimamente vedrete un nuovo scopriamo gli stampini in gomma siliconica, perché ho tanti charm che già avevo messo da parte e ne voglio fare degli stampi. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile a qualcuno. Se è così, mi raccomando, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questa gomma siliconica, se l'avete già provata o se avete intenzione di provarla. Io vi mando un grosso bacio e mi raccomando, se non siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi per non perdere tutti gli altri video, e noi ci vediamo sempre nel prossimo video. Ciao!